Comunque ora dopo 19 minuti, Lendl conduce 4 giochi a 1 e ci sembra che non abbia grosse difficoltà per portare in porto questo match. Comunque adesso Sandy Meyer si fa applaudire per questo passante di dritto dopo un'ottima risposta, anch'egli gioca il passante in corsa, passante che va a finire proprio sulla linea laterale, imprendibile per Lendl. Gioco Lendl. 5-1 Lendl. Lendl conduce per 5 giochi a 1. Game Lendl. L'intervista del dopo partita con Tim Mayotte, che ha perso proprio da Lendl. La domanda perché nel primo set aveva perso così velocemente, l'americana ha risposto: silenzio, giocare contro Lendl ti trovi sotto di 4-5 game immediatamente senza capire cosa è successo, poi riesci ad entrare nel match e qualcosa combini, ma all'inizio il suo palleggio è così violento, è così diverso, è così intenso rispetto a quasi tutti gli altri avversari che è veramente difficile giocare subito la pari. Evidentemente questo è il problema anche di Sandy Meyer, che è un buon giocatore, numero 18, sta risalendo la classifica mondiale. Ma Lendl tira veramente forte e uno è sempre in difficoltà anche nel semplice palleggio da fondo campo. 15-0, 15 love. 5-1 Lendl dopo 21 minuti di gioco. Non è certo che scopriamo Lendl qui al torneo di Milano, ormai è una vedetta internazionale, ma l'effettuazione dei suoi colpi molto meccanici, molto potenti, proprio frutto di un grande lavoro, di un grande allenamento. Vedete che Lendl è allenato e coadiuvato nella sua attività dal suo grande amico polacco Fibak. E chiaramente quando Lendl lasciato giocare così liberamente 15, sul velluto 30, 15, è capace di tutto, appeso completamente a pallate campioni come McEnroe. L'unico giocatore che soffre è Connors, ma al Master si è tolta la soddisfazione finalmente di batterlo. Un giocatore senza misura, se così si può dire, perché i suoi colpi 15, sono sempre 40, potentissimi, 15, sempre tirato il colpo di Lendl, non è mai appoggiato. La capacità del cecoslovacco è appunto di produrre tennis anche per tempo abbastanza lungo. Guardate questa risposta, perché testimonia la grande differenza di classe e di potenza tra i due giocatori. Io vorrei rivedere se è possibile, ecco che rivediamo, ha servito, non dico in maniera efficacissima ma regolare, proprio sulla linea, perciò era anche in difficoltà. Notate come Lendl abbia risposto di rovescio, un colpo potentissimo sul quale Sandy Meyer non ha tentato nemmeno un abbozzo di volée. La velocità con la quale è stato investito sul colpo di risposta di Ivan Lendl. Vedete, finalmente c'è, non dico il pubblico della grandissima occasione qui al Palasport milanese, tutto d'un colore, è a corso più numerosa delle altre sere, sì.
era un po' questa la nota negativa del torneo, un torneo giunto al suo sesto anno di vita con un albo d'oro davvero di grande prestigio, nato nel 78 all'avvio, prima edizione vittoria nella VCT di Borg, e poi ci sono state le tre vittorie di McEnroe. L'americano non è potuto venire l'anno scorso per guai fisici, del resto come non è venuto quest'anno per lo stesso motivo. Seconda partita. È stato sostituito da Vilas, che ha vinto l'edizione dell'anno scorso. Landle. Quest'anno né Connors né McEnroe né altri grandi campioni hanno partecipato, dando forfait all'ultimo momento al torneo. E così il Sinding ha visto alla testa di serie numero 1 Landle, alla 2 Vilas, che però, come ho detto, è stato eliminato ieri dal sudafricano Curran. 15-0, 15 love. Si riprende dunque a giocare questo secondo set. Landel si sta completamente allenando, non ha finito il colpo in precedenza, poi si è dovuto allungare in una volée in acrobazia. Ecco che rivediamo 30-0, 30 il suo tipico dritto da fondo campo, aveva tutto il campo a disposizione poi per piazzare il dritto, ha intuito Sandy Meyer, il quale non ha potuto fare altro che rinviare fuori dal campo questa volley di Ivan Landon. Nel frattempo Landon ha piazzato anche un ace incredibile, un altro ace, è un jeu de massacre, per usare un termine di battaglia. Game Land, he leads by one game to love. 25 minuti, Landel si è aggiudicato il primo set per 6-1 con quella risposta che vi abbiamo mostrato al rallentatore, e credo che in 40 secondi, non di più, ha vinto il primo game del secondo set. Si gioca al meglio dei tre set, quindi salvo clamorosi risvolti, non credo che Sandy Meyer sia in grado ad opporsi a un Landel caricatissimo e lanciatissimo verso la semifinale, e possiamo dire anche verso la finale. E nella parte alta del tabellone, in caso di vittoria Landel, domani in semifinale incontrerà il americano di colore Chip Hooper, mentre nella parte bassa si affronteranno Scanlon e Curran. Vediamo un po' se Ivan Landel vuole continuare nel suo tennis a 1000 all'ora. Sarebbe interessante calcolare la velocità della palla sui dritti e anche sui rovesci di Ivan Landel. Ha fatto vedere veramente dei colpi eccezionali in questo primo set, che hanno lasciato imbambolato il povero Sandy Meyer. Ancora una grande risposta, ancora un gran rovescio. Pensate, Landel, che sta prendendo a pallate il numero 18 della classifica mondiale. Sandy Meyer sembra invece un giocatore della domenica nei confronti di Van Landel. Non è così, perché è un giocatore di grande esperienza e anche di talento, ma con un Landel in serata positiva come questa non c'è nulla da fare, ne sa qualcosa McEnroe e molti altri giocatori. Out. È in corridoio, 30, mentre il giudice 15, di linea fa segno che la palla 30, è buona. 15. Anche noi abbiamo visto in corridoio, abbiamo avuto la stessa sensazione del giudice di sedia. Ecco che rivediamo. Ball was out. È leggermente fuori, anche se la palla è difficilmente leggibile qui sulle immagini, ma 40-15 non va segno una risposta 40, di Landel. Siamo 40-15.